Vediamo dove era arrivato ieri Nicolaus. Siamo andati via di fretta e furia, eravamo stra in ritardo, io ho fatto palestra e tutto e non ho neanche chiuso la giornata, perdonatemi. Vediamo cosa ha fatto. Siamo nell'angolo, cioè nel fianco, lato passeggero. Guarda che bel lustro. Dai, illustraci. Guarda, io ho ricostruito tutto l'angolo, se vi ricordate era tutto senza questo. Tutto qua, adesso mi manca l'ultima piastrina lì. Questi buchi qua non si possono riparare, nel senso che adesso provo a metterci una piastrina sopra, però vediamo. Ho fatto questo, ho tirato su un po' questo, che era tutto in dentro. Qua lasciamo perdere perché c'è lo stagno. Questo parafango qui è stato riparato con lo stagno, io non riesco a saldarci addosso. Adesso lo taglierò, poi dopo lo farò tutto. Ho fatto i due parafanghini qua e ho fatto angolare questo triangolo qua. Quindi di cosa fai adesso? C'è già le vime sulla lamiera da tagliare qua. Già le due vime. E questi? Sono scarsi. Ah, pensavo fossero già tagliati. Quindi niente, c'hai già la tua dima da tagliare. Le due dime da mettere qua. Qua, questi due piastre qua. Perché sarà il lavoro di stamattina, perché sarà un bel lavorone, perché devo replicare la riga questa, tutta qua. E poi c'è tipo, se vieni a vedere dall'altra parte, vedi, devo replicarla così, vedi, con tutta la sua, vedi che c'è la riga che viene avanti e là non c'è. Va bene, guaglione, ascoltami, io devo studiare, mi devi spostare il tavolo invece, cioè mi aiuti a spostare il tavolo? Che qua c'è il sole ora. Almeno che non mi metti qua, però fa un casino da matti. Io la so, qua c'è l'ombrellone. In che senso? Infatti io c'ho il sole, dico. Quindi dobbiamo spostarci là come tutte le mattine, dietro il garage, di fianco. Oh, ragazzi, questo è il pezzo critico, qua c'è da tribolare, perderò un bel po' di tempo. Perché qual è la difficoltà? Devo replicare questa riga qua fino a qua in fondo. Al posto giusto, al momento giusto? Fai te. E poi guarda che tutta la lamiera è tutta storta, è un disastro. Aspetta, tieni la premuta, tieni.
Prova a tenere la premessa adesso. Farà Ale, che è il suo lavoro e dobbiamo fidarci. No, che non ce la fa. Perché sì, che c'è davvero tanto dislivello. Ale farà quello che c'è da fare. Come avete fatto voi l'anno scorso. E se c'è qualcosa da sistemare te lo dirà in corso d'opera. Ma guarda te, se devo tribolare per una cosa del genere. Saltano via come i grilli. Direte, perché li rompi? Perché sono secchi. Via, come si chiama? Io non lo dico. Linoleum. Linoleum. Mi ha anche un bel attaccato. Colla. Bostik sembra. Non è sì, Bostik. C'è un po' di giallo. Sai che odore che cambierà questo van? Sai che odore che cambierà questo van? Tutto cambierà. Non ci sta. Volevo fare un'opera di bene. Ho mosso un ditino. Niente, vedi, non è per me. Le cose che faccio le faccio inutilmente, quindi vado a sedermi di nuovo nella sedia. Cos'era compensato anche qua? Sì, tutto bagnato, è tutto infiltrato sto furgone. Meglio così lo rifate. Ma come fa a esserci un'infiltrazione con... Hai aperto. È solo appoggiato il tetto, eh. Quindi non è più sigillato da un po'? Sono solo puritane, basta. Figa, da rifare allora. Ma sì, ci ha comprato anche il legno, eh. Grande. Mamma, dove hai messo i bigodini? Qua ce li ha, se li tira via perché non vuole farsi vedere. Dove sono i bigodini? Come le vecchie. Si è tolta il bigodino! Questa sera abbiamo una super festa! Stiamo preparando tutti i salatini, tutte le cose per l'aperitivo. Questo è un piatto che ho consigliato a mia mamma, un po' tedesco, che mangiavo quando andavo a fare le... come si chiama? Adesso non c'è niente. Eccola! Dredd è andato dal parrucchiere e si è fatto. Fai vedere, Dredd. Bella da Spide. E stavo dicendo, quando andavo a fare, com'è che si chiamano? Gli studi, vacanze, vacanza studio in Germania, ci mangiavano tante volte questo. Quindi facciamo uno strato, sì, dimmi. Fallo misto però, vedi uno qua, che sennò sa solo dall'altro, vedi che sono due formaggi diversi. Cioè, te ne manca uno un po' qua, sai.
Metti un'altra fetta, vedi che non c'è qua. Se no metti questo, ecco, risolto, buono. Posso? Mettiamo il resto adesso qui. Sì. No! No! Ha finito di fare la doccia al papà? Sì. Ah, bravo, bravo. A te ancora neve? Bronzatura. Non sto scherzando. Una bronzatura. Ben ben, adesso quindi stasera grande festa. Ma dove siamo? Siamo sul Po, siamo tutti amici, USL, cioè abbiamo il DJ privato che si chiama Alessandro, che si è fatto un qualche cosa di nuovo. Non vedo l'ora di farlo vedere, sì. Cosa ha fatto. E quindi anni 70, 80, 90, ok. Okay. Chi c'è? Chi deve c'è? Suonare il campanello. Suona. Depido. Aspetta, Dred, aspetta che deve suonare. Ma chi c'è che è arrivato? Chi è? Amore. Ma chi è? Amore, chi è? Chi è? Chi è? Dai, dai, dai. Andiamo a vedere chi c'è. Oh. Ma chi è arrivato? Ma Dred, cosa ti ha portato, tato? Per voi. Grazie, sei stato gentilissimo. Gli amici della mamma. Gli amici, vedi, di cuore, quelli di cuore, è vero. Vieni, vieni, andiamo dai in pure. Casa. Dai pure. Dai pure. Dai che fai un po' cinema. Ci siamo conosciuti per caso, io e tua mamma. Ah, davvero? Dove? A una cena. Lo stesso. Jenny, hai ripreso le piste. Sì, guarda il caso. Te l'ha comprata la mamma questa mattina. E guarda come la maglia. E c'hai la maglia proprio quella. Direi che sei proprio in tinta, eh? Anche i pantaloni li ho messi. Perfetto. Le mutande sono blu. Aspetta che ti do. Le mutande sono blu, amore. Sul pontile, sul Po, che sono delle casette di legno sul Po, in pratica. No, ma che, non ho fatto video, la batteria scarica. Siamo divertiti da matti, wow, davvero. Dopo il giro in barca è seguita tanta musica, DJ, mangiata, persone fantastiche, piena di storie, fantastico, fantastico. Salutiamo Ale. Vediamo se viene fuori a salutarci. Che c'ha il virus intestinale. Ciao Ale, come stai? Un altro video. Ti sei ripreso? Sì, mi sto riprendendo. È dura, eh? Domani poi se riesco vado a vedere il camper. Dai. Non c'è più stare in casa, se va più oggi mi sono svegliato che ho detto domenica mattina. siamo morti, c'è un caldo bestiale, reduci da una serata con umidità che
che altro. Sì, siamo proprio umidi. Che ora? No. E niente, domingo, dai. Si lavora, siamo indietro. Quindi si lavora, cioè Nicola lavora. Io studio come sempre. Se vado a prendere già il computer io stamattina, perché secondo me tra un po' mi viene sonno. E dopo adios. Io sono stata bravissima, ho studiato 5 ore. 5. Devo finire sto corso. Ci vado dietro da troppo tempo e adesso non ho scuse con Dredd a scuola tutto il giorno. Che se no c'ho sempre solo mezza giornata, di cui mezza giornata tutti gli intrighi dei camper, furgoni, cose. Adesso c'è una persona che segue i furgoni, una persona che segue Dredd, non ho scuse, quindi si finisce tutto e provo a proprio diplomarmi in queste materie e iniziare a esercitare, così vi faccio conoscere un altro lato di me. E boh, come siamo messi qua a palazzi da ieri? Si cade tutto. C'è qualcosa che non quadra. Illustraci di come eravamo, dove eravamo rimasti ieri. Ho abbandonato perché non avevo più voglia proprio. Sì, è come quando io non ho più voglia di studiare, anche questo, o c'hai dell'arte o ti viene da schifo. Quindi oggi riprodurrai questa. Sì, questa mattina finisco quello e finisco per qua. Dove? Ah, se vuoi finire quello guarda, sulle 9:30, 9:40 è ora. Che sì, siamo arrivati tardi. Sì. Mi aiuti solo a spostare il tavolino, che così studio subito, che va, cioè è al sole. Sì. No, cioè muoio, fondo. Senti qua davvero. Ah, io adesso devo andare su da mio padre a mettervi la carne, che tra l'altro devo cucinare. Ah vabbè, dai, senti via di fretta e furia per la fiesta. Vai te. Ah, grazie. Mio papà ha portato sulla sedia, vero? Ah, sì. Volevo vedere come stavi replicando. Beh, sta venendo bene, scusa. O no? Adesso fai la piastra, quella che manca, questa? Stai facendo? Sì. Tagliata troppo? No, l'ho tagliata troppo. Sì. Sei troppo scanso. Niente. Rifare, biondo, rifare. Bestiale, ci vuole un fisico bestiale, sai, per non morire sotto la passai, andiamo a vedere un camper, sai, guardate che figata. Vado su, è tutto funzionante, frigo a gas. Allora, l'hai detto apposta, vero? Ti attacca un riscaldamento, così sì. Dicevo di no. Sì, ti faccio morire subito. Allora, qua hai il pannello, luci, acqua, qua ti dice lo stato della batteria, quanta acqua hai e sì. Questa sulla batteria sotto carico, questo è il pannello solare. Che bello. 100. Anche quello originale, o è il mio o quello, non mi ricordo più. Qua una volta c'era la TV che noi abbiamo tolto. Vedere la faccia del tuo primo acquisto. Per me te la stai facendo un po' addosso, perché non lo sai. Fare, possiamo fare. Io penso che sta morendo.
Jenny. Oh, dovresti vederti in video. Perché? Perché? Guardami. Cos'hai fatto? Ti sei affogato? Sì. Il nonno non riusciva a salvarti? C'è la tosse. Vabbè, ti sei affogato un po', dai. Adesso sei passato. Oppure prendo la vaschetta addirittura. Ci siamo parcheggiati in giardino noi col tavolo. Cos'è? Che gusti abbiamo? Le tiramisù, no? Cos'è? Tiramisù e cioccolata. Molto cibo. Buongiorno! Bella casa. Vabbè, comunque. Ieri non vi abbiamo più detto niente, porca vacca, ma perché? Turbine! Perché ero al cielo da mia mamma, dovevo andare a prendere, da mio papà, dovevo andare a prendere Dread, c'era tutta una confusione generale. Non abbiamo più detto niente, volevamo fare un video a parte più tardi e poi eravamo talmente cotti che ora che ci siamo fermati proprio da dire basta, spegniamoci, erano le 11.50 ragazzi e noi ci siamo spenti. Allora, ieri che caos avevi fatto qua? Ieri alla fine, a forza di smerigliare per sagomarlo, mi si è buccato. Quindi ci attacchi semplicemente una piastra dietro? Sì, adesso attacco dietro, la curvo un po', perché qua è molto sottile. Adesso vado a saldare, si buca, la piego, così faccio una doppia piastra dietro, così, e poi la chiudo, bene. E poi dopo riesco a sagomarla bene. Vediamo da dentro cosa si vede, voglio spantare. Niente, vado a studiare io. Prima di iniziare a studiare volevo finirvi il discorso, quindi sì, l'abbiamo comprato, ho dovuto lottare un pochettino, dico la verità. Perché ovviamente sai, quando uno è il primo e va a trattare, eccetera, hanno sempre interesse a quando tiri a ribasso. A volerlo far vedere anche a qualcun altro, perché pensano magari con quello dopo mi va un pochino meglio, quindi ho dovuto tirar fuori tutte le mie strategie. Ed è andata bene, dai, l'ho comprato. Sono molto contenta di questo acquisto perché è un monoscocca, è un bel po' che lo vogliamo comprare. E niente, quindi ora di cosa mi sto occupando stamattina? Ora tra gli studi e tutto, ho stamattina il check-in del van a Lanzarote, quindi sempre sono in corrispondenza con Alessio che ti sta aiutando. Abbiamo il materiale per il tagliando, sapete che c'è il problema, ecco, il differenziale del trade nuovo, del trade. E sto facendo infatti la lista di tutte le cose da fare, perché sto perdendo un attimo la cognizione delle cose, perché se dire sì lo faccio e mi va tutto in troppa carne al fuoco, ho bisogno di mettere tutto nero su bianco, così sono ben organizzata nelle mie cose. E però sì, sarebbe un pochino lungo probabilmente anche spiegarvi tutte le cose che ci sono in ballo, direte anche voi ma che cazzo me ne frega, avete ragione anche voi, quindi ce la viviamo step by step. Intanto inizio a studiare perché sennò passa l'orario e perdo l'interesse. Ognuno ha i suoi momenti in cui ha voglia di ricevere informazioni. Il mio momento è questo, anche se dovrei allenarmi per il fresco. Ed è lunedì, devo anche studiare il nuovo allenamento. Che mattina. Non so voglia di fare niente. Sono talmente tante cose che non so da dove iniziare, ecco. Che dopo alla fine dico vado al mare. Però non posso. Ti sei tolto il berretto, io volevo farti il video, cioè. No, figa, questa cosa devi mettere così. Figa, questa qui così devi metterlo. Perché? Così. Figa deficiente. La gabber, figa. Sei idiota. No, guarda che mi ripari da solo. È Lance Day, figa.
Sì, mettiglielo su lo zio Eddie sul tetto. Te non soffri il sole? No, no, vabbè. Volevo sapere cosa avevate deciso per la pellicola dei mobili, cioè mi chiamate e poi dopo vengo a disturbare. Come ti chiamate? Chi è l'F qua? Non rompere il cazzo. Cosa avete fatto allora? Avete ordinato le prove? Chi è l'F? Abbiamo preso le prove. Tu sei l'operaio, l'F è sempre quello che non fa un cazzo. Dai, comunque, nessuno è il capo. Abbiamo deciso. Vai Henry. No, niente, abbiamo ordinato le prove. Dove colori avete mai preso allora? Avorio, Nocciola e Tortora. Il Nocciola sarà l'unico che non verrà preso in considerazione, se è troppo giallo, comunque vabbè. Vabbè, comunque erano gratis, le abbiamo prese. Dai, vabbè. 24-48 ore arrivano. Ottimo, è a casa tua ovviamente, ok? E dopo vediamo come fa. Vabbè, ti devo? 7,90€. 7,90€. No, 7,90€. Si paga di solo la spedizione. Va bene, dai, te li darò. Andiamo in piazza dove c'è una fontana pubblica. Nell'oretta che siamo fermi, nell'ultima oretta di fermo, in cui non si può fare casino per via dei vicini, e andiamo a bagnare la Margot, perché poverina, ci sono veramente tanti tanti gradi in questi giorni e siamo un po', ecco, a corto di idee per bagnarla di costante, perché non abbiamo una gomma sufficientemente lunga che arrivi da là, da mio padre, e dal bagno di mio papà, e poverina, la vedete con la lingua fuori questa signorita qua. Sta meglio, eh? Come va? È meglio? Sei meglio? Ragazzi, fa un caldo esagerato, appena finito di allenarmi, andiamo a vedere a che punto è Nicola, perché sono le 7, ce ne andiamo a casa perché siamo stufi, no. È da stamattina alle 8 che siamo qua, quindi guardiamo cosa è venuto fuori oggi. Allora, partiamo da qua, vero amore? Cosa hai finito di qua oggi? Io ti ho visto bombanare anche di qua oggi. Io qua. Ah no, era questo, vero? Che hai sistemato stamattina? Sì, devo solo sagomarlo perché mi sono dimenticato oggi. Ok, poi andiamo di là. Hai fatto tutto questo. Questo qua basso. Sì, e ha iniziato. Ai ai ai, una zanzara, scusate il tremolio. Ah. E ha iniziato questa parte qua che è la più brutta. Io ho tolto la più brutta, penso che cacchio. Era un pezzo a penzoloni questo qua, amore. Sì, no. Il mio cavallo vincente, mamma. Sento abbastanza bene, dai. Sei contento di te? Sì. Soddisfazione qua non è di casa. Ah! Ma tutte e me mi stanno mangiando. Boh, metto giù le robe in garage. E andiamo da mamma C
che Dredd, non sapete tutta la trafila di Dredd, poveretto. Dredd è un pacco qua a casa in Italia, però a lui piace così, quindi siamo tutti felici. Ma che capire? Siamo tutti felici per lui, perché la mattina lo portiamo noi all'asilo, al dopo no, insomma, ai campi estivi. Dopo mangia via, alle 5 va a prendere lo zio Eddie, sta con mia mamma fino alle 6, no, sta con lo zio Eddie fino alle 6:30, alle 6:30 va a prenderlo mia mamma e poi noi arriviamo a casa per le 7:30, 8, insomma, quindi è un fottuto pacco, poverino. Vediamo la sera che non siamo abituati a stare così distanti. Sono bacioni e abbraccioni, sole, cuore, amore. Però lui è felice, noi siamo felici, perché tutti riusciamo a fare ciò che ci piace, quindi va benissimo così. Quando era più piccolo non era sano, perché nessuno ce n'aveva voglia, né noi né lui, di stare lontani. Adesso c'è questo desiderio di distacco che andrà sempre più avanti, sempre di più, finché ci pentiremo di non aver fatto un secondo figlio. Lo sai, vero? Non si pente di niente. Chi è? Margot, stai calma che non c'è nessuno. Vabbè, chiudiamo il cantiere.